importante della lotta alla mafia per i risultati ottenuti. Anche oggi è un'importante operazione che segna e insegna che lo Stato c'è, se la mafia ancora non è stata sconfitta, ma lo Stato c'è e quindi farà tutti i percorsi che gli sono possibili. L'impegno del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel 31esimo anniversario della strage di Capaci del 1992. Quest'anno le manifestazioni, con il palco centrale allestito davanti all'aula bunker del Lucerdone, sono dedicate anche alle vittime degli attentati in continente dell'anno dopo. Tra il 92 e il 93 vennero uccise 27 persone, come ricorda il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Si ricorda anche in qualche misura il trentennale della morte di Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia. Sono tutti momenti tragici che hanno segnato la storia di questo paese, però a distanza di 30 anni noi e soprattutto un sacco di ragazzi giovani siamo qui a ricordare questi momenti drammatici, dai quali però abbiamo tratto, come dire, un segno per poter proseguire in una lotta che è fatta anche nel nome di chi è caduto. È un anniversario che rappresenta anche la rinascita del Paese e dello Stato nella lotta alla mafia, e questo è il significato più profondo che vivono anche i rappresentanti delle forze di polizia.